Ed eccoci qua con la più giovane del cast. È la tua prima esperienza, quindi una grandissima esperienza. Meglio di così non si poteva cominciare sul grande schermo, vero? No, esattamente. Meglio di così non poteva andare. Ho avuto persone che mi hanno sostenuta fin dal principio e persone che mi hanno appunto trattata da professionista e anche da una ragazza che era la sua prima esperienza. Quindi le ringrazio per avermi preso per mano e accompagnato in tutto il percorso. Insomma, te lo sei meritato perché so che hai fatto un provino fantastico, hai lasciato tutti a bocca aperta, quindi insomma una grande soddisfazione. Stasera quant'è l'emozione essere qui a Prato per l'anteprima nazionale? Sicuramente l'emozione è tanta, non so come io stia facendo a reggerla, però è tanta. Non so, spero che il film piaccia, al momento sono proiettata a capire diciamo le reazioni del pubblico, quindi vedremo un po' cosa accadrà. Senti, e post-Cannes cosa ci racconti di questa altra esperienza incredibile che è stata proprio di pochissimi giorni fa, dopo la nostra intervista in radio? È un'esperienza incredibile che mi ha fatto vedere qual è il mondo del cinema. La cosa bella di Cannes è che tutti si riuniscono appunto per parlare di cinema, puoi incontrare persone provenienti da qualsiasi parte del mondo e condividere la tua passione, quindi sicuramente è un bellissimo festival, è una grande emozione perché comunque passeggiare e avere la paura e l'ansia di trovarti di fronte a Tarantino, diciamo, Alain Delon, sì, tantissimi grandi del cinema che sono appunto lì. E sicuramente mi ha accompagnato in tutta l'esperienza di Cannes. Dai, bello, grazie insomma di aver condiviso con noi. Ci fai un saluto agli amici di White Radio. Ciao amici di White Radio, vi aspettiamo al cinema con Forse Solo Mal di Mare. Ciao, grazie.